Il ministro degli interni non cambia idea sulle sue politiche portate avanti dal Viminale per frenare i flussi migratori. Punto. Con poche parole il titolare del Viminale ha archiviato la sflata della sinistra e delle ONG a Milano di questo pomeriggio. Bene manifestazioni pacifiche, ma io non cambio idea e vado avanti per il bene degli italiani. In Italia si arriva solo col permesso, lotta dura a scafisti, trafficanti, mafiosi e sfruttatori. Punto. Una frase chiara che di fatto non cambia la linea del Ministero degli Interni sulla gestione dei flussi migratori. Il messaggio di Salvini arriva dritto al PD e alla sinistra che, guidata a Milano dal sindaco Beppe Sala, ha contestato le ultime mosse del Viminale. Siamo ancora in tanti, tantissimi, qui a Milano a credere nei diritti civili e nella pari dignità di tutti gli individui. Punto. E, anche se a volte ci si smarrisce nel timore di rappresentare il passato, il futuro siamo noi. Nessuna paura. Punto. Sarà così o non sarà niente, ha affermato il primo cittadino del capoluogo lombardo. Insieme ai big della sinistra, Zingaretti e Martina, in piazza a Sfiltao anche una parte della CGIL con il neosegretario, Maurizio Landini, che ha mandato un messaggio all'esecutivo: questa è una piazza che va oltre la sinistra, c'è un paese solidale che lotta contro le diseguaglianze. Punto. E ci sono tutti i sindacati, uniti, che chiedono al governo di rimettere al centro il lavoro. Se si vuole cambiare questo paese, ha aggiunto Landini, bisogna coinvolgere le persone. Punto. Non si può cambiare il paese contro la maggioranza di chi lavora e di chi vuole giustizia sociale. C'è bisogno di unire il paese, ha concluso, non di dividerlo. Punto. Salvini però rimanda al mittente le accuse di voler dividere il paese e tira dritto. La politica sui migranti del Viminale non cambierà.